Grazie, ovviamente anch'io sono molto felice di essere qua per il concerto di domani sera in questo meraviglioso teatro. Carlo Felice è una parola che ritorno su questa parola, dell'orchestra, e poi di cogliere l'occasione per dare la mia piccola testimonianza alle celebrazioni dedicate a Fabrizio De André. Ora, cosa potrei dirvi io di Fabrizio De André che voi non sappiate già? Posso soltanto ribadire che era un poeta a tutto tondo, vero, e che ce l'aveva nell'araldica, e è una delle tante prove. Consiste nel fatto che le canzoni di De André, col passare degli anni, non perdono valore, anzi ne acquistano. Le canzoni del passato, ce ne sono tante che ci hanno lasciato il ricordo e che noi frequentiamo, ma spesso le frequentiamo come oggetti nostalgici, anche una canzonetta di poco conto può riportarci alla mente un passato, può commuoverci di nostalgia, perché le canzoni di musica leggera, le canzonette si legano al presente. Io ricordo che avevo un amico che era un musicologo severissimo, aveva dei gusti, era intollerante, il melodramma lo frequentava poco perché troppo popolare, troppo semplice, anche certa musica sinfonica così, Tchaikovsky, frequentava la musica barocca, le avanguardie, la musica complessa, l'ultimo, solo questo. Poi questo professore, così austero, un'estate ebbe una storiella d'amore. L'estate ebbe questa storiella che lo segnò, non ne parlava, lo segnò io credo in maniera pesante, e a un certo punto l'ho sorpreso che canticchiava Una rotonda sul mare di Fred Bongus. Ma professore, ma non è che questa canzone sia proprio il massimo, insomma, della invenzione, no? Te che hai da fare le bucce anche a certi leader di Schubert. È bellissimo, mi ha detto. Perché gli si era legata addosso rispetto a qualche cosa. Se io penso alla mia infanzia, ricordo delle canzoni assolutamente da quattro soldi, che forse in quello sta proprio la loro essenza, essere canzoni da quattro soldi che uno le riascolta e si aprono dei firmamenti, vengono fuori delle facce, vengono fuori dei palazzi, vengono fuori la 600 Fiat, vengono fuori amori, disamori, e queste sono le canzoni. Le canzoni di Fabrizio De André non appartengono a questa schiera. Quando noi riascoltiamo oggi le canzoni di Fabrizio, sono ancora più potenti di quando le ha scritte. Perché, vabbè, si fa presto a dire che il vino buono più invecchiando aumenta di valore, quindi anche la poesia vera. Ma perché, parlando del suo presente, come i grandi poeti, ci parla di noi oggi. La guerra di Piero non è una canzonetta o una canzone del passato che ci parla di qualcosa che non c'è più, una canzone che ci parla di oggi. Sentire Genova, la Genova che viene fuori dalle canzoni di André, è una cosa che oggi non si potrebbe fare di meglio. Insomma, io ho notato che negli ultimi anni
le canzoni di Fabrizio hanno acquistato valore, densità, proprio forza sul presente. Questo potrebbe dipendere anche da un altro motivo secondario, ma non troppo, che è questo: tutta l'opera di De André nella sua somma è un'opera libertaria, ci parla fortemente di libertà, di rispetto per l'uomo, di rispetto per i diseredati e di libertà di pensiero. Ora, la libertà di pensiero, la libertà di comportamento, la libertà mentale, sociale, civile, negli ultimi anni in Italia non è che sia andata proprio crescendo. Io magari mi sbaglio, ma ho la sensazione opposta, che il nostro paese si sia progressivamente imbigottito, che, diciamo, non tanto i valori della religione, della religiosità, della sacralità della vita, quanto quelli del sacrestano abbiano preso sempre più campo, per cui oggi frequentare una canzone che De André ha scritto 35 anni fa sembra a volte di respirare una boccata d'aria libera, di cui si sente molto il bisogno. Io ne sento sempre di più il bisogno nel paese in cui sto vivendo. Questo naturalmente accade alle canzoni che vivono di un rapporto col loro tempo. Quando io ero studente all'università, avevo gli amici, cantavamo tante canzoni, c'eravamo tante repertorio, e c'era una canzonetta ingenua, un po' patriottica, popolare, bella, ma molto semplice e molto così innocente, che era Bella Ciao. E si cantava questa canzone che parlava dell'invasore, quindi c'era qualcosa di risorgimentale, come l'inno di Garibaldi, ma era una bella canzone che parlava di qualche cosa di ormai acquisito, nella storia, su cui non si doveva tornare, quindi qualche cosa agli altri. Beh, se mi avessero detto che quella canzone doveva diventare di lì a pochi anni un inno sovversivo, io mi sarei messo a ridere. Che addirittura esiste tutta una parte della nostra società che evita accuratamente di cantare quella canzone. Una volta mi hanno invitato a una trasmissione di quelle dove vado volentieri, trasmissione radiofonica notturna. Mi piace molto andare alla radio di notte, perché tanto la radio non è la televisione, quindi c'è un rapporto più rilassato sia in chi ascolta che in chi parla. E poi la notte non hanno il problema, ci scusi, il tempo è tiranno, quindi devi rispondere. No, la notte hanno il problema di occuparlo, il tempo, e quindi ci si può distendere. Anche gli ascoltatori che si immaginano sono ascoltatori distesi, magari insonni, magari che stanno viaggiando sull'autostrada e quindi hanno il tempo. E quando si va, dice, mi dia un elenco di canzoni che lei vorrebbe far ascoltare, alle quali è legato. Allora magari non ricordo tutto l'elenco che gli ho dato, ho dato sicuramente una canzone di Fabrizio, una di Paolo Conte, forse la Violeteira, perché cerco di mettercela sempre, che è una canzone spagnola che mi piace tanto, la Violeteira, quindi cerco di metterla. E poi, siccome era la notte fra il 24 e il 25 aprile, ci mise Bella Ciao. Mi ha detto, ma qui mettiamo le canzoni. Questa dico, Bella Ciao, le canzoni. Una canzone, è un inno di partito, come di partito? C'è il partito Bella Ciao. La canzone, come... Vabbè. Poi sono andato e non c'era. Dico, ma scusate, ma in archivio non ce l'abbiamo. Dico, quale archivio? L'archivio Rai. L'archivio Rai, avete la cosa ufficiale, è che non c'è nell'archivio Rai Bella Ciao, di cui esiste anche un'edizione cantata da Il Montano, famosissimo. E io naturalmente ho detto, vabbè, allora per rispetto alla Rai, all'archivio Rai, non mettiamo questa canzone, la suono io al pianoforte. Mi sono sicuro. Allora, veramente, se mi avessero detto che dovevamo arrivare con le canzoni a questo punto, mi sarei messo a ridere. Allora,
guarda, questa tu non lo sai, ma fra 20 anni Bella Ciao diventa un inno sovversivo in Italia, sì, in Italia. Mi si è messa a ridere e invece è andata proprio così. E c'è pure poco da ridere. Questo ve l'ho detto per dire che le canzoni cambiano anche nel rapporto che hanno col presente. Ecco, secondo me, per tanti motivi, fondamentalmente per l'alto valore lirico e poetico, le canzoni di De André hanno aumentato la loro potenza, la loro capacità di parlarci di oggi, di noi, come i classici. I classici sono classici non perché uno si è autodefinito classico, uno dice io faccio la musica classica, io faccio la musica jazz, io faccio la musica rock. No, un classico è qualche cosa che, parlandoci del bisogno di Antigone di seppellire suo fratello contro la legge degli uomini, ci sta raccontando qualcosa che ci riguarda, ci sta raccontando di tutte le volte che noi dobbiamo rischiare per fare qualche cosa che riteniamo giusto, per seguire una spinta che è giusta. Ecco, questi sono i classici. Secondo me questo è il destino futuro di tutta l'opera completa di Fabrizio De André. Non avrei altro da dirvi su di lui, salvo invece che rispondere a delle domande che qualcuno mi voglia fare. Come sapete, io ho lavorato su due album soltanto negli anni 70, quello Da Scorrere e La Storia di un Impiegato. Quindi abbiamo passato insieme un po' di tempo perché non lavoravamo in maniera strettamente professionale, si lavorava così, ma magari anche recitando la parte dei poeti, vivendo così da giovane. Io avevo, quando mi ha chiamato, avevo meno di 23 anni, quindi ero presuntuoso, spericolato, non mi rendevo neanche conto dell'importanza di quello che stavamo facendo, della difficoltà di quello che era stato chiamato a fare. E non avevo la sensazione che ne sarei stato in futuro orgoglioso come ne sono orgoglioso adesso quando parlo di quei due album. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o specifica o generica o qualche curiosità su quel lavoro, su Fabrizio, magari per qualche cosa che non sappiate già, in questi mesi è stato scritto, è stato detto tanto, la possibilità di informarci, sono delle meravigliose mostre, iniziative della fondazione, ci sono state belle trasmissioni televisive dedicate, insomma, ecco, chi l'ha voluto conoscere ha avuto la possibilità di conoscerlo. Ma se c'è qualche cosa che volete domandarvi, io tanto sono pronto a rispondervi per togliervi qualche curiosità, e poi così troviamo anche un modo di andare avanti in maniera interessata e non noiosa. Di questi ho un rapporto, diciamo, con l'opera completa, è come un po' la filmografia di Federico Fellini. Sì, ci sono degli in questo film, sì, questo no, ma è come fosse tutto un tragitto che comincia con i Vitelloni e finisce con La Voce della Luna, e in cui ci sono, si alza la vela, si va in alto mare, si va costa a costa, si va sordidamente, ci si impenna, ma è un'opera unica che mi piace frequentare ciclicamente, e quindi la risposta è proprio tutti. Ripeto, le primissime canzoni, quelle che ci passavamo clandestinamente fra studenti del ginnasio, ovviamente quelle hanno una forza particolare, perché noi non ce lo ricordiamo che De André era vietato. Io, sempre della Rai, per un certo periodo, grazie al cielo breve, ho lavorato in Rai come impiegato e facevo l'assistente musicale, cioè quelli che mettono i dischi che altri scelgono, io non scelgo, devo semplicemente prendere dall'archivio i dischi, segnare quello che era, misurare il tempo e fare il rapporto SIAE. Questo era il mio lavoro, durato 4 mesi, poi ho smesso. E, i dischi in vinile di Fabrizio, che avevano dentro una canzone o due canzoni che potevano passare e per il resto erano vietati, erano tagliati con lo Stanley, col coltello. C'era proprio un tecnico che diceva: allora bisogna salvare il solco 3 e il solco 6, quindi trac, tagliava gli altri, per cui se tu mettevi La Città Vecchia, e non veniva, non si sentiva nei quartieri e si bloccava. Proprio venivano in modo anche un po' rozzo e artigianale bloccati, ecco perché a volte non si ha proprio bene l'idea della forza dirompente che avesse
avessero canzoni che trattavano certi temi. In che anni è successo questo? Cosa? La censura? La censura è andata avanti parecchio, eh? La censura è andata avanti parecchio, adesso poi non c'ero più il Rai, non lo so, però ricordate che ai telegiornali c'era scritto delle parole che non potevano essere usate, non tanto pro o contro, parole vietate da usare, per esempio aborto, napalm. Mi faceva impressione vedere vicino queste due parole vietate, e questa è durata parecchio che ci fossero gli argomenti tabù, le cose che non vanno dette, le cose che non andate evitate, è durata e adesso è ricominciata, però penso gradualmente, dopo diciamo, gli scoppi degli anni 70, alla fine degli anni 80, è cominciato un tipo di rapporto diverso con le canzoni. Se qua. Posso sapere, com'è nata l'idea di Canzone di Maggio? Com'è nata l'idea? Di Canzone di Maggio nella storia degli impiegati. Ah, la Canzone del Maggio era una delle poche che già c'erano prima di cominciare a scrivere il disco. Quel disco è quello che più di tutti somiglia a un film, perché ha dentro una sceneggiatura. C'è un racconto che poi viene narrato per stazioni, si passa da una stazione all'altra, ma c'è proprio una stazione, uno sviluppo. E questa canzone così elementare, giovanile, fatta con la chitarra e l'armonica bocca, che lanciava questi epiteti violenti contro la borghesia, doveva servire da controaltare, cioè non era la canzone del protagonista. Il protagonista, l'impiegato che contava i denti ai francobolli, era uno che stava con le mezze mani a fare il suo lavoro da impiegato, però sentiva i giovani passare, lui diceva io ho 30 anni, sono vecchio. Quindi ci voleva una canzone che avesse proprio il valore opposto stilisticamente alla canzone invece che il tema della storia dell'impiegato iniziale fondamentale. Questo in contrapposizione alla Canzone del Maggio, che preesisteva, proprio l'idea di partenza da questa canzone che è tutta in maggiore, tutta fatta di chitarra, e così anche in uno stile tipico di quella forte protesta che stava nascendo, che aveva occhi solo per l'America. L'America che aveva esportato la libertà, la civiltà, il modo di vestire, esportava anche la protesta. La protesta era di importazione. Io ricordo, riguardo a questo tema, avevamo parlato molto anche dell'americanismo, della protesta. Tutti gli antiimperialisti, però, gli occhi erano a prodotti americani. Quasi nessuno conosceva Brassens e Brel in quegli anni, quasi nessun giovane gli veniva in mente di frequentare Léo Ferré, che era un grande cantante anarchico francese.
Allora ricordo questo episodio, però io sto qui sto male, questa posizione mi sembra stata piano basso, abbiate pazienza. No, ricordo che venne Nixon a Roma e naturalmente ci fu una grande manifestazione di protesta contro Nixon. Andammo a protestare, provavamo ad arrivare anche all'ambasciata americana e non ci hanno fatto arrivare, poi le sirene, qualche botta, qualche... La sera della manifestazione mi sono trovato una casa di una signora molto progressista a Trastevere, dove c'erano tanti studenti che avevano partecipato alla manifestazione, c'era gente di tutti i tipi, c'erano professori e c'era anche un americano, un giovane americano simpaticissimo, molto illuminato, che gli ho detto: ma che te stavi alla manifestazione oggi? Dice: no, io stavo dentro all'ambasciata a guardare, io lavoro all'ambasciata americana. Dico: ma stai qui? Dice: beh, c'è un'idea molto aperta, perché protesta, sì, poi figurarsi. Faceva professione di grande liberalismo. Poi abbiamo guardato la televisione, abbiamo visto, c'era immagini che arrivavano dal Giappone, il movimento Zengakure, col cartello che ho scritto Yankee Go Home. E poi dalla Francia c'era Yankee Go Home, all'Italia non ne parliamo, Yankee Go Home. Gli ho detto: va bene, dico, tu sarai liberale quanto ti pare, aperto e progressista quanto ti pare, ma non ti fa impressione vedere che da tutte le parti del pianeta ti scrivono Yankee Go Home? E lui, con un grande sorriso, mi ha dato una risposta che mi segue ancora adesso: finché lo dicono nella mia lingua non ho paura di niente. E questo la dice lunga. Questa cosa tirerebbe in campo tutte le teorie sulla linguistica del Novecento. Quando tu, per cantare la protesta, vai a prendere la lingua del centro dell'impero, della periferia, glielo dici tradotto, scavalcando tutta una civiltà europea. Tutti i ragazzi conoscevano a menadito il repertorio dei canzoni americani, ma ignoravano totalmente le canzoni spagnole, le canzoni francesi, niente, praticamente o i cantanti italiani o l'America. Allora, lì, quella canzoncina che raccontava, per rispondere alla domanda, perché mi piace sempre poi tornare alla domanda da lontano, ma c'è. E quella canzoncina che raccontava quel mondo era fatta in quello stile là. La canzone che raccontava il sentimento dell'impiegato che dalla sua finestra li vede passare, invece era scritta in tutt'altro stile, un'orchestra quasi sinfonica, la tonalità era dolorosamente in tonalità minore e il riferimento era a un tipo di melodicità fortemente europea. Però, ma più che critici, sono persone che si preoccupano più che della poesia, si preoccupano del copyright, che è un'altra cosa. Il copyright. Allora, chiunque si può rendere conto che la capacità artistica di De André, con chiunque collaborasse, a qualsiasi artista magari morto si riferisse, perché ci sono alcune canzoni che sono fatte su musiche di Telemann, ce n'è un'altra che è su musica di Gino Marinuzzi Junior, ma la sua capacità era di deandreizzare tutto. Aveva un mondo forte, un mondo di poesia vera, per cui anche raccogliendo briciole o etti o chilate diverse di musica di note, riusciva a trasformarlo in un'opera di De André. Ma la melodia dell'adagio del concerto di Telemann sembra proprio una canzone di De André. Nessuno sente la derivazione barocca messa in una canzone. Il concerto campestre di Gino Marinuzzi Junior. E quindi la stessa cosa con delle musiche che gli fornivo io, che gli fornivo Coppola, che gli fornivo Pagani, che gli forniva Reverbi e chissà quante altre. Ma il problema non è quello dell'invenzione sillabica all'origine, il problema è quello di pensare un'opera, perché non alterare all'amore dal cielo, ha dietro scorrere, ma è un'altra cosa.
È un'opera per certi versi diversa e per qualcuno addirittura migliore dell'originale. Questa è la sua capacità, ma è la capacità di chi ha un mondo vero da raccontare. Di Andrea, a differenza di certi colleghi, non aveva il problema: e adesso che faccio? Adesso devo fare un altro disco. Con che canzoni lo faccio? Che mi invento? Così come, ripete, il paragone, parlo dei grandi italiani, Fellini non aveva il problema di dire adesso che faccio. Tutto nasceva da una spinta intima, da un desiderio di raccontare qualcosa, no? Dalla voglia di poesia, di fare poesia. E su quello Fabrizio saccheggiava a piene mani, ma non era né furto, né calco, né plagio, né niente. Era proprio usare materiali che, messi insieme in un certo modo e combinati in un certo modo, addirittura combinare delle persone, combinare, selezionare, dire questo sì, questo no, era la opera geniale della costruzione di quello che ha lasciato. Tant'è vero che laddove normalmente il percorso di un cantautore è partire con una grande invenzione giovanile e poi piano piano scendere a cercare di rifare, di replicare, di clonare quel successo iniziale, l'opera di André è totalmente diversa. Nessuno può dire che il valore degli ultimi dischi sia inferiore a quello dei primi, è semplicemente andato avanti, come quando a Fellini gli arrivavano le sceneggiature o le soggetti degli americani, cui coprendolo d'oro gli proponevano di fare un film con dei nani, col circo, con le grassone e con la festa di paese, e lui rispondeva sempre: è un'idea meravigliosa, ma l'ho già fatta, e quindi aveva il bisogno di andare. Non mi sembra che Fabrizio abbia mai replicato se stesso, non abbia mai cercato di replicare un successo precedente, mettendosi in discussione continuamente, perché i dischi che uscivano erano una sorpresa. La capacità era questa, sì. Lui non era un lavoratore solitario, aveva bisogno del rimbalzo. Cioè, lui era anche capace di scegliere una melodia dall'effetto che ti faceva. Ci senti, pensando a questa cosa qua, che dici? Dici, bella. Ecco, lui dice, no, cioè, da come hai detto bella ho capito che vale poco. Cioè, il rimbalzo, la capacità poi di creare entusiasmo, ma entusiasmo su quell'opera. Io ricordo quando stavamo a registrare, che è durato più di un mese, la storia di un impiegato, correggendo continuamente, cambiando, era come un cantiere, come una bottega. Eravamo tutti, compreso il fonico, innamorati di quella storia che stavamo raccontando. Non c'era traccia di dire quante copie venderà, quante non ne venderà, cosa funzionerà di sì, andrà bene, andrà meglio, andrà peggio, Battisti vende di più, quello vende di meno. Era veramente entrare in un cantiere di... Ovviamente, secondo me, la somma è stata proprio il travaso. Però, devo dirle, se io devo paragonare quello che io ho dato a De André e quello che lui ha dato a me, non c'è paragone, sono totalmente in debito. Stare vicino per 3 anni, 4 anni a un artista simile, lavorarci insieme, ha dato tanta più ricchezza a me di quanta non ne abbia ovviamente data a lui, chiunque se lo può immaginare. E le spigolosità, sì, certo, venivano dalla lontananza di idee. Per esempio, mi ricordo che quando abbiamo cominciato a registrare la storia di un impiegato, per la quale avevo previsto un organico molto a carattere sinfonico, lui scherzosamente un po' diceva: beh, non mi fare il Tannhäuser, però sempre canzone, quindi tendeva giustamente a tirarmi in basso. E io una volta gli ho fatto uno scherzo, però eravamo alla fine, il disco ormai era risolto, eravamo sicuri che disco c'era, avevo convocato 3 trombe, 3 tromboni, 4 corni per un tipo di accompagnamento che in qualche modo
citava il Tannhäuser. E ricordo che se ne accorti, io stavo di là, dirigevo lui dietro, ha cominciato a gesticolare, è il Tannhäuser, però l'ha buttata in ridere, gli ho detto guarda, lì mi siamo molto bassi, li abbiamo tenuti per scaramanzia quelle sovrapposizioni di ottoni wagneriani. No, lui sapeva che dalla distanza di idee ne sarebbe venuto fuori qualcosa. Sul fatto che lui avesse delle certezze assolute, no, secondo me aveva delle certezze, però era sempre disposto a mettersi in gioco, ma le sue certezze erano quelle a cui ci aggrappavamo tutti, perché una certezza di Fabrizio, quelle poche che aveva, perché era sempre continuamente ma forse, era tutto un lavoro, ma quando lui aveva una certezza, era una certezza per tutti noi, sapevamo che lì potevamo stare tranquilli, aveva un fiuto assoluto. Lui era molto lontano da tutto quello che era celebrazione, da tutto quello che era ufficialità, da tutto quello che era istituzione, politica, era un poeta solitario, quindi distinto. Posso dire che lui forse non era neanche tanto contento di finire nei libri di scuola, perché cioè, se finisci nei libri di scuola e poi fai la fine di Carducci, vieni odiato dagli studenti perché stai con i libri di scuola. Quindi di istinto le risponderei questo. Poi però è vero che con gli anni che passano, la visione cambia e io non vorrei adesso lasciarmi andare a dei sentimentalismi, però le dico che lui in questo momento sarebbe molto contento. Se lui da qualche parte, non so, ognuno se la vede a modo suo, queste faccende sono private, ognuno se le sbriga, ma da qualche parte sta e sa che noi siamo qua, secondo me è contento. Il concetto di meritocrazia lo estenderei agli ascoltatori e a tutti quanti siamo qua. Secondo me, immagino che se voi siete qua è perché amate le canzoni e l'opera di Fabrizio. E di fronte a tanti disastri, secondo me, ce lo meritavamo che esistesse un cantore di libertà come Fabrizio. Secondo me ce lo siamo meritati tutto quanto. Merito grazie a questo grazie. Ricordatemi come poeta, innanzitutto poeta è una parola grande, che non riguarda soltanto chi fa versi, anche aver costruito certe liriche, anche quello è poesia. È vero che lui aveva più conoscenza tecnica, conoscenza lessicale della poesia che non della musica. È vero che lui era un grande conoscitore dei poeti francesi, poeti inglesi come Eliot, Villon, conosceva, e magari conosceva meno la storia della musica, anche se poi da alcune ispirazioni che ha preso non è che fosse digiuno come tanti autori di musica leggera, insomma, comunque ne frequentava e aveva la sensibilità di capire e di conoscere la bella musica. Certo, lavorare con lui significava anche fornirgli degli aspetti lessicali, musicali, soluzioni musicali che gli potevano mancare, mentre chi lavorava sui versi, secondo me, aveva vita un po' più difficile, perché lì erano pochi a saperne più di lui. Quindi forse per i musicisti c'era più margine. Io ho trovato molte, molte porte aperte. Quelli che dicono appunto che era chiuso, che era non aperta a proposte esterne, secondo me, non so, forse parlano di un altro Fabrizio, forse lo è diventato. Ma vi dico un esempio solo, non al denaro, non all'amore, né al cielo, è stato costruito nei mesi, registrato,
sono canzoni singole, ma che hanno un unico arco, una sceneggiatura. E sapevamo che doveva finire col suonatore Jones. Ora pensate un momento, dopo quello che abbiamo detto la prima sui cantautori americani musicali, il suonatore Jones, si chiama Jones, è americano, è di Gary Master. Ovviamente tutte le idee, tutte le proposte andavano in quella direzione. L'armonica, la chitarra, la ballata all'americana. E questa era l'ultima canzone. Però, primo tentativo, non ci piaceva. Provaci tu e neanche ci piaceva. Riproviamoci e neanche ci piaceva. Veniva accantonata continuamente. Perché? Perché poi era nato un disco con una forza e che aveva deviato e inventato in modo tale, pensate alla canzone dell'ottico o del medico o del chimico, per cui sembrava piccino, riduttivo chiuderlo con una canzone alla Woody. Però noi attribuivamo questo allo scarso valore dei finali che avevamo ipotizzato. A un certo punto, eravamo quasi verso la fine del disco, della registrazione, io gli proposi di indirizzarci da tutta un'altra parte. Qualcosa che non tenesse conto del fatto che si chiamava Jones e che fosse americano. Andare a pescare, e gli proposi appunto una melodia sul ritmo di siciliana. Il ritmo di siciliana è un ritmo in 6 ottavi, in cui si batte prima il terzo, il quarto e il sesto. Questo è il testo. Che era un ritmo che nel 700, nell'800 era molto diffuso nella musica classica europea. Bach ha scritto delle siciliane, Platti ha scritto delle siciliane. Io gli proposi una melodia sul ritmo di siciliana, sulla quale fra l'altro non tornava più nulla della metrica dei versi che erano stati fatti, ovviamente, ma quando si provano tutte, la mattina avevo scritto questa melodia e il pomeriggio gliel'ho portata. Adesso ve la suono, voi non pensate al suonatore Jones, era questa. Infatti questa melodia che vi ho suonato ha 2 o 3 finali diversi,
diverse accettazioni per adattare un po' anche la musica ai versi che esistevano prima. Un grande lavoro di adattamento è stato fatto e in 48 ore abbiamo fatto il finale della litologia di Sporriva. Ecco, era un modo di lavorare in cui forse la cosa che rimpiango più di tutti, la mancanza che sento più di tutti, è questa capacità di uscire dall'autoreferenzialità, di uscire dal autoindividualismo, che è qualche cosa che è sempre in agguato e se non stiamo attenti finisce per soffocarci. Ecco, lì c'era questo spirito di libertà totale. Quando Fabrizio arrivava con un'idea musicale entusiasmante, eravamo felici tutti quanti. Non esisteva proprio, non era, era stato, erano stati progettati dei frammenti, quindi figurarsi se potevamo già sapere come sarebbe stato arrangiato. E primo incontro al vivo era, a parte così incontrarsi, però il primo incontro di lavoro è avvenuto a Genova, a casa sua. Dopo quella volta tutto il lavoro che abbiamo fatto tutto a Roma, lui si trasferiva a Roma, sia la sala di registrazione, sia il suo residence, erano dei mesi passati a Roma. Questo incontro lo ricordo a Genova e lui mi fece vedere la sera un testo dell'antologia di Sporriva che gli piaceva molto ma che giudicava immusicabile, non musicabile, che era un medico, la storia del medico, e non c'era, secondo lui non c'era soluzione, non si poteva fare. Poi però che succedeva? Che lui andava a dormire tardi e si svegliava tardi, io mi sono sempre svegliato presto, quindi le ore che avevamo a disposizione non erano tantissime, però la mattina, poi sono stato pochi giorni, due giorni, e la mattina sono sceso sotto, sono andato al pianoforte e ho trovato questo testo e anche lì la proposta un po' spericolata, questa ricordo le proposte spericolate che gli ho fatto io, era quella, qualcuno si ricorderà forse questa cosa. Questa era totalmente diversa e gli portai questa cosa musicata un po' rozzamente e lui disse: beh, questa è una strada su cui possiamo provare a vedere che cosa ne esce fuori. E poi la canzone è rimasta quella, addirittura fatta col flauto, con i violini, come quasi una citazione rococò. Però mi sono reso conto che ho fatto tutti esempi in cui sono io che sono arrivato a lui con delle proposte. E allora, di equilibrare, vi posso dire il momento sorgente quando lui è venuto con una canzone che poi ha avuto solo dei piccoli ritocchi armonici e ritmi, ma poca roba, che era la canzone Verranno a chiederti del nostro amore. Quella è una canzone in cui io ho messo mano qua e là, soprattutto dell'accompagnamento, perché l'abbiamo registrata quasi in diretta, abbiamo fatto voce e pianoforte, poi dopo una volta fatta voce e pianoforte abbiamo fatto a posto gli altri strumenti. Ecco, lì è stato il momento in cui io ho avuto la lezione, non da un poeta che scrive versi, ma da un musicista. Quello è un pezzo di un musicista molto ispirato. Tutte le volte che sento passare la canzone mi ricordo proprio il pianoforte Petro fa piazza Euclide, lui là cantava e io che suonavo una musica soltanto in piccola parte che mi ricordava, una musica proprio di Fabrizio, e lo considero uno dei regali che ci eravamo fatto, essere stato lì con lui a accompagnare questa sua canzone.
alla storia. E quindi rispondiamo al fatto, sì, lui era, aveva più dimestichezza con le parole, ma era anche un musicista. Allora, ma adesso il processo dei ricordi non lo ricordo, però ricordo l'aria di quei tempi, però Fabrizio aveva una personalità molto forte e il suo rapporto con la poesia, sia come autore che come lettore, era un'ancora che non avrebbe smosso nessuno. Fabrizio, per nessun motivo, io credo che sarebbe stato capace di abbandonare questa cometa che aveva, che era la cometa della poesia, per la quale non si faceva nessuno scrupolo, appunto, di raccogliere compagni di viaggio, di rimare, di perdere il timone, di fare naufragio. È stato un autore che ha venduto tanti dischi, ma la logica sua di produzione non è una logica di mercato. Cioè, ogni disco era una scommessa, perché non somigliava al successo precedente. Che ci fossero all'epoca dei critici pesanti, ma io credo che questa cosa non ci dovrebbe smuovere più di tanto. È successo a Fabrizio, a André, è successo a Federico Fellini, è successo a Puccini, è successo a Verdi, è successo quasi a tutti, poi soprattutto per motivi ideologici. L'ideologia sulla musica, uno dei più grandi critici musicali italiani, che si chiama Fedele D'Amico, diceva: quello ha le orecchie foderate di ideologia, che è peggio del prosciutto. Perché c'è un modo di dire le orecchie foderate di prosciutto per dire qualcuno che non sente. Che lui diceva: quella ha le orecchie foderate di ideologia, che è peggio del prosciutto, non gli fa sentire. L'ideologia è così quando un sistema mentale e filosofico e culturale non serve per guardare di più, ma funziona da paraocchi, non può che portare a quei risultati. Intendiamoci, è legittimo che a uno possa non piacere una cosa, cioè anche i critici hanno i loro gusti, ci sarà pure qualcuno a cui non piace Michelangelo, no? Facciamoci. Vabbè, allora un piccolissimo aneddoto che mi è venuto in mente un mese fa, cioè un ricordo, mi è venuto in mente un mese fa quando stavo in una di queste celebrazioni a Roma, all'auditorium, che riguarda l'introduzione di Storia di un impiegato. Se avete pazienza, brevemente vi dico una storia che riguarda la mia infanzia. Nel quartiere dove vivevo io c'era vicino un convento di monachelle, le suore di Ivrea, e attaccato le mura vaticane. Si raccontava fra le leggende di questo quartiere trionfale, ma era una cosa con un qualche fondamento, che Papa Pio XII veniva svegliato dal campanile di queste monachelle, poi le monachelle dove io ho fatto le elementari, e che allora, siccome veniva svegliato da quel campanile, un giorno regalò tre campane meravigliose alle suore di Rea, tre campane che si diceva d'argento, no, delle campane molto preziose. Quindi questo conventino, scuola di monachelle molto povera, aveva delle campane lussuosissime, e che qui io lo dicevo, si poteva svegliare con delle campane al suo livello, non delle campane così in terra terra da suona di me. Aveva questa sveglia personale. Queste campane facevano tre note, una seconda minore e una seconda maggiore. Erano queste tre note. Ora voi sapete che quando si scampana, quelle tre note fanno tutte le combinazioni possibili, sia ritmiche,
e di successione, una si ripete, si rimbalza in tutti i modi, e io con quelle tre note ci sono cresciuto, ci ho fatto elementari e la mattina, il pomeriggio sentivo queste tre note che scampanavano in tutti i modi, ascoltandole poi a lungo, magari in certi momenti dell'infanzia, di solitudine, ascoltando quello, le note, la musica, può fare l'effetto che fanno certe volte, non so se a voi lo fa, le impiallicciature dei mobili o le crepe nei muri, no? Che una forza di fissarle, a forza di guardarle, io avevo un armadio impialliciato dove a un certo punto vedevo le teste dei leoni, dei leopardi, non so se vi è capitato. Ecco, questo visivamente è facile da spiegarsi, con la musica è un po' più complesso, ma era l'effetto che facevano a me queste note. A questo tipo di aggregazione rimasi fissato e me la sono sempre portata dietro. Quando è arrivato il momento che per l'introduzione di Storia di un impiegato serviva una non melodia, qualche cosa di ritmicamente ossessivo, fatalmente mi è venuta fuori questa... Ora, quello era il disco che parlava di un anarchico che finisce in galera, col bombarolo, disco vietato, la sovversione massima. Chi glielo doveva dire alle monachelle delle suore di Ivrea che le loro campane sarebbero finite in un disco anarchico sovversivo? E allora adesso io mi suono questo temino di introduzione al pianoforte per lasciarci anche con un po' di allegria. Grazie.
Bravo.